Il Cogevo Abruzzo, consorzio dei vongolari di stanza nei porti di Giulianova e Pescara, compie 25 anni e per celebrare il quarto di secolo è stata organizzata un'assemblea presso il Palazzo del Mare a Roseto, a cui hanno partecipato pescatori ed enti che prima di festeggiare hanno voluto fare il punto del lavoro portato avanti in questi anni e decidere le strategie per il futuro. In questi anni abbiamo avuto anche diverse problematiche, ricordando la divisione del comparto nel 2005 con Ortona, nel 2010 con l'istituzione dell'area marina protetta, che siamo stati penalizzati fortemente con una perdita del territorio di 7 chilometri, i più pescosi per antonomasia. Ma a questo abbiamo saputo reagire, ci siamo organizzati, abbiamo portato avanti una gestione ovviamente più restrittiva, ma nello stesso tempo più oculata, e siamo stati attenti a perseguire un obiettivo primario, assicurare gli stock e controllare lo sforzo di pesca. Il futuro del Cogevo ovviamente è sempre quello di stare attento alla risorsa e garantire un reddito alle imprese. Purtroppo ora abbiamo un periodo di sosta, un periodo di fermo volontario che dobbiamo per forza prolungare a causa della presenza di un prodotto che ha bisogno ancora di accrescimento. Quindi ora attraverso l'assessore e la regione cercheremo un ristoro per affrontare questi lunghi mesi attuando misure attivi, interventi anche finalizzati alla riproduzione del prodotto. 25 anni di Cogevo, un rapporto di grande rispetto comunque quello che si è creato negli anni. Sì, di rispetto e di collaborazione reciproca, perché il Cogevo è un ente, è un consorzio che ha finalità ambientali, tutela della risorsa ittica, che rispettano tutti gli associati, che sono forniti di regole ben precise e che noi abbiamo il dovere e l'obbligo ed anche la consapevolezza di farle osservare. Nelle attività amministrative che poniamo in essere, ma soprattutto con l'indirizzo dell'assessore, del vicepresidente Imprudente, abbiamo già anche fatto da ultime, proprio nel finire dello scorso anno, quell'attività di restocking con importanti risorse del Fondo Unico per la Pesca Regionale per salvaguardare la risorsa ittica, ma anche garantire una possibilità di uso da parte degli armatori del Cogevo. In più tutte anche le altre iniziative di investimento del FEAMP che sono dirette a Cogevo ed è poi un rapporto continuo con questa realtà armatoriale, imprenditoriale molto molto attiva e molto molto presente in regione.